tredicesima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci presenta un testo molto bello e anche abbastanza lungo, tratto dal Vangelo secondo Marco. Siamo nel capitolo quinto, dal versetto 21 al versetto 43. Ascoltiamo che cosa ci dice. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando, dalla casa del capo della sinagoga, vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. In questo testo si incastonano due miracoli che Gesù compie, ma non è importante tanto il miracolo che Gesù compie, guarendo quella donna dal flusso di sangue e facendo richiamare alla vita la bambina. Anche qui abbiamo la fede. Gesù compie quel gesto perché è presente la fede nel genitore della ragazza e in quella donna, la quale è timorosa perché era considerata impura.
E allora tocca il mantello, perché sa che se tocca il mantello, proprio perché ha fede, potrà essere salvata. La reazione di Gesù. Gesù non ha paura della purità o della impurità, per lui non è un problema, è superato questo. Lui però vuol far vedere che non ha paura e quindi chiede: chi mi ha toccato? I discepoli non capiscono, lo prendono un po' quasi dire: ma signore, ma vedi quanta gente c'è, come puoi pretendere, come puoi chiedere chi è che mi ha toccato? E invece per lui è importante, perché fa uscire quella donna allo scoperto. E infatti avviene, quella donna si fa coraggio, va, supera la sua paura e va da Gesù, che riconosce la sua fede. E questo è importante. Poi mentre si incamminano verso la casa dove la fanciulla era malata, il padre Gairo, una persona di un certo prestigio, perché è responsabile di una sinagoga, ha fede in Gesù e quindi vanno. Quando arrivano, la notizia che portano al genitore è brutta, è morta. Non importunare più il maestro. In fondo ormai anche queste persone in fondo dicevano: Gesù ormai non può fare niente, è inutile. E invece no, Gesù manda tutti via, poche persone, e dice: Talita cum. Fanciulla, alzati. L'Evangelista aggiunge: io ti dico perché. Perché è proprio la parola di Gesù. Fanciulla, alzati perché te lo dico io. Quindi Gesù manifesta la sua potenza, la sua autorità e quella fanciulla si desta. Quindi la morte viene vinta. Ecco perché si parla di sonno. Proprio perché Gesù la richiama alla vita, sapeva di fare questo. Quindi è la fede. Ancora una volta noi siamo chiamati, come nel Vangelo di domenica scorsa, alla fede in Gesù. Quando le cose vanno male, noi dobbiamo affidarci, fidarci di Gesù. Certo, non possiamo pretendere continuamente segni, miracoli, come spesso noi vorremmo. I segni che Gesù compie, nei Vangeli ne abbiamo vari. Sono segni che vogliono proprio manifestare la sua autorità, la sua potenza di figlio di Dio, di Messia. E sono segni che ci vogliono aiutare a camminare poi verso la meta, che è la vita eterna. Ecco, quindi questo testo evangelico, ci vuole rincuorare, ma nello stesso tempo ci chiede di essere coraggiosi, di non lasciarci abbattere quando le cose non vanno. Può succedere che magari anche alcune persone, di fronte anche a fatti brutti che possono avere nella vita, possono reagire in due modi: o veramente aumentando la fede in Gesù, e quindi lui dà la forza per poter affrontare anche situazioni difficili, oppure viceversa uno può anche voltargli le spalle. Ma voltargli le spalle vuol dire che se si toglie il Signore, il suo posto viene preso da qualcos'altro, da qualcun altro. Il demonio è contento quando voltiamo le spalle a Cristo, ma lui non ci dona la vita, lui non ci dona la salvezza, lui non ci risolve i problemi. Invece soltanto col Signore possiamo affrontare i problemi, anche i più grossi. Se poi non si risolvono, non importa. Ma noi manifestando la nostra fede acquistiamo meriti, perché poi la cosa fondamentale di cui spesso a volte ci dimentichiamo è la salvezza eterna. E quindi il Signore ci vuole dire: coraggio, dice anche a noi di alzarci, camminare, riprendere il cammino, superare la paura, avere fede in Lui. Buona domenica.